Buonasera, ben trovati con Domenica Sport. Dunque, è stata una domenica intensa con tanti gol che vi faremo vedere. Iniziamo dalla partita dell'Arezzo, il derby di Città di Castello con il Tiferno. Lerchi, un Arezzo che si è scosso in un momento molto difficile, anche a livello psicologico. Buona prova contro una buona Tiferno Lerchi, emozioni forti al Bernicchi, il servizio di Andrea Vatu. Finisce 3-3 al Bernicchi di Città di Castello la partita fra Tiferno e Arezzo, con gli Amaranto che vanno tre volte in svantaggio e tre volte riescono a recuperare. La partita si sblocca al minuto 7 quando Ruggeri riesce ad andare al tiro dopo una palla rubata, forse con un fallo, da Massai ad Aliperta, e calcia con il sinistro sotto l'incrocio dei pali. Nulla da fare per Colombo, gran gol per il centrocampista e 1-0 per la squadra di casa. Partita in salita, ma l'Arezzo riesce a rimetterla in piedi grazie a Ciro Foggia, che interrompe il digiuno che durava dalla seconda giornata. Tiro di Strambelli deviato, tocca con la mano a Luigi, palla sulla traversa e Foggia. Comodo, la mette in rete di testa, è il gol dell'1-1, secondo centro in campionato per il centravanti. Ma passano soltanto 3 minuti e il Tiferno rimette la testa avanti. Palla rubata sulla tre quarti, break di Calderini che serve Benedetti. L'ex lascia partire questa conclusione che non dà scampo a Colombo, è il gol del 2-1. L'Arezzo riordina le idee e al minuto 36 raggiunge di nuovo il pareggio, calcio d'angolo di Strambelli e colpo di testa di Lomasto, ben appostato sul secondo palo, che infila la palla in rete. È il gol del 2-2 che chiude il primo tempo, nonostante le due conclusioni di Calderini da fuori area che però non creano problemi al portiere dell'Arezzo. In avvio di ripresa c'è una clamorosa palla gol per Bagnolo, ben servito da Calderini dopo un'azione orchestrata con Massai. È bravo Sicurella a respingere il tiro in extremis e il Tiferno deve accontentarsi del calcio d'angolo. Foggia reclama il calcio di rigore per una trattenuta in area ai suoi danni, ma invece il direttore di gara il rigore lo concede al Tiferno per questo fallo di mano presunto di Aliperta su cross di Bagnolo. Dagli 11 metri si presenta Calderini che non sbaglia e firma anche lui il gol dell'ex come Benedetti, 3-2 per il Tiferno. Forse per compensazione o forse no, fatto sta che il direttore di gara concede il rigore anche all'Arezzo per questo intervento giudicato irregolare di Terzini su Foggia. E stavolta dagli 11 metri si presenta l'altro talento di giornata, cioè Nicola Strambelli, che non dà scampo al portiere e firma il gol delle 3-3. Nelle finale il Tiferno rimane in 10 per l'espulsione di Bruschi, reo di un colpo a palla lontana su Pinna, segnalato dall'assistente di linea, ma nonostante le sostituzioni di Mariotti l'Arezzo perde lucidità e non riesce a sfruttare la superiorità numerica per andare a segnare il gol della vittoria. Gli Amaranto si riscattano dal punto di vista dell'atteggiamento dopo la brutta prova di San Giovanni, ma devono accontentarsi di un solo punto a Città di Castello. E allora andiamoci a leggere tutti i numeri di questa giornata. La nona in Serie D, girone E. Cannara sconfitto in casa da Rieti per 1-0, 0-0 tra Flaminia e Spordic. Trestina, Lornano batte un Ipomezia 4-2, Pianese Follonica 1-1, Poggi Bonzi Foligno 1-1 a Livorno, San Giovannese Pro Livorno 5-0, San Donato Cascina 3-1, Scandicci Monte Spaccato 2-1, 3-3 tra Tiferno Lerchi e Arezzo. La classifica: San Donato 22, Follonica 18, Poggi Bonzi Arezzo 17, Pianese 15, Tiferno Lerchi e Monte Spaccato 14, Lornano 13, Scandicci e Flaminia 12, 11 punti per Rieti e Trestina, San Giovannese 9, Cannara e Pro Livorno 8, Cascina 7, Foligno 6, Unipomezia 3. Marco Mariotti in sala stampa ha ringraziato la sua squadra per la risposta data a Città di Castello e domenica la partita con il San Donato potrebbe cambiare la stagione. Partirei da quell'abbraccio alla fine, mister, no? Con i giocatori che sono venuti, insomma, a darle una pacca sulla spalla metaforica e non. È stato un bel gesto, se lo porterà dietro di questa giornata di oggi? No, prima di tutto mi porto dietro la grande prestazione. La grande prestazione perché dopo una settimana così e dopo delle cose che si vivono, no? Sulla pelle, penso che nessuna squadra in pochissime categorie, tre volte sotto, penso che loro il primo tempo hanno fatto 2 euro gol su due nostre disattenzioni in perdita di palla in zona alta, hanno fatto 2 euro gol. Nessuna squadra avrebbe reagito con questo carattere, avrebbe ripreso tre volte il risultato. Perciò io parto da qui, parto da dall'azione clamorosa che avevamo parlato ieri, che era l'aspetto più importante che volevo, e niente, una partita contro una squadra tosta, una squadra che ci ha aspettato, forte fisicamente,
è che, ti ripeto, ha trovato due gol. Noi abbiamo sempre reagito con un bellissimo gol di Ciro, per cui sono molto contento. Stavolta è caduto dopo la traversa, una bella azione sulla testa sua, ha fatto gol, si è liberato, poi ha fatto secondo me un'ottima partita. E poi sul calcio d'angolo che abbiamo provato ieri, l'altro ieri in allenamento, è uscito molto bene, sono contento. Poi inizia il secondo tempo un po', poi la paura di non vincere le partite ci prende, la fretta di andare a vincere la partita, ma non so per quale motivo. E questa è una cosa che dobbiamo correggere, ma è un fatto mentale, un fatto da pressione, un fatto da tante situazioni, no? Però io mi prendo questa reazione clamorosa e ho ringraziati, perché solo i grandi uomini, gli uomini intelligenti sanno superarsi i momenti. E poi l'umiltà di sapere che non sono, nel nostro sport si gioca in due, e poi passerà anche pure questo momento, che passa un tiro che fanno gol clamorosi. E passiamo invece a sentire le parole del trainer del Tiferno Lerchi, Gualtiero Machi. Una sua occhiataccia a Bruschi quando è uscito e passato davanti alla panchina vi ha lasciato in 10 in quell'ultimo quarto d'ora, che poteva essere fatale. Poi alla fine siete riusciti a portare a casa perlomeno il pareggio. Beh, certo, quello era un momento delicato della partita, però mi darebbe gusto rivedere le immagini per vedere se riusciamo a catturare questo episodio, perché il ragazzo dice di non aver fatto niente, quindi ecco, mi darebbe gusto rivedere questo. Comunque sia, è stata una battaglia, come sapevamo, interpretata bene dalla mia squadra, dal punto di vista agonistico, dal punto di vista della gestione della palla. Abbiamo fatto qualche piccolo errore sotto porta, ma questo ci capita spesso a noi, un po' per struttura, per come è strutturata la squadra, e qualche anche disattenzione in fase difensiva di troppo sulle palle inattive. Però voglio dire, abbiamo giocato alla pari con l'Arezzo a momenti, e in qualche frangente anche siamo stati anche superiori, quindi questo mi fa sperare bene per il futuro. E chiedo come l'aveva preparata dal punto di vista tattico. Avete giocato senza un punto di riferimento là davanti, lasciando molto spazio a Calderini, a Massai, a Bagnolo, anche a Ruggeri, che è molto bravo ad inserirsi, e questo ha pagato per un po', anche se paradossalmente avete fatto gol, no? Con i primi due tiri in porta avete messo la partita in discesa per voi. Sì, beh, questo è, facciamo di necessità virtù, la squadra è strutturata in questo modo e quindi ha queste caratteristiche che dici te. Insomma, siamo una squadra che, diciamo, è più efficace nelle ripartenze che in azioni costruite, insomma. Però queste sono le nostre caratteristiche, abbiamo dei ottimi giocatori e speriamo di fare un buon campionato e di stare nella parte alta della classifica. E passiamo adesso a uno dei giocatori più attesi, ovvero Ciro Foggia, che è tornato al gol dopo una lunga astinenza. Ti hanno salvato in parte, oggi hai preso il rigore, hai segnato soprattutto il gol dell'1-1, una partita diversa. Vorrei partire dal finale, però insomma è un pareggio che vi soddisfa, o c'è un po' di rammarico per non averla vinta? Beh, come si è messa? Abbiamo preso un eurogol dopo 10 minuti, venendo da una settimana abbastanza pesante, l'abbiamo ripareggiata, poi abbiamo ripreso di nuovo il gol del 2-1, un altro eurogol, l'abbiamo ripareggiato, un rigore dubbio, inesistente, 3-2, una squadra forte non la porta a casa almeno il pareggio, ci abbiamo messo tutta, abbiamo fatto una prova secondo me importante su un campo difficile. Ti hanno dato il rigore nell'episodio forse meno rigore dell'altro, non so se è dal campo come l'hai vista, ce n'era uno prima secondo me molto più evidente su di te, il secondo un po' meno, però alla fine insomma ti ha dato il secondo. Dal campo che cosa, come l'hai vista, come l'hai vissuta questa cosa? Diciamo che ho giocato anche un po' sulla psicologia dell'arbitro, perché il primo è netto su di me, poi ha dato un rigore loro dubbio, là mezzo e mezzo ho detto mi butto, perché comunque ci stanno penalizzando in tutto e per tutto questi arbitri, quindi era clamoroso se non me lo dava nemmeno il secondo. Non era nettissimo, ma ci stava. Elio Calderini non si è smentito, ha giocato una bella partita contro la sua ex squadra. Pareggio giusto, anche perché è stata una bella partita, soprattutto dai, con una bella condizione di pubblico che noi non siamo abituati, mentre l'Arezzo è abituato, però siamo stati contenti, insomma, a portare a casa un punto anche giocando in 10 per un quarto d'ora.
Siamo un po' rammaricati perché alla fine siamo andati sempre in vantaggio e un po' dispiace perché abbiamo creato tanto, insomma, e si poteva fare un gol e due in più, però cioè, l'Arezzo è uno squadrone, è una squadra che sicuramente per me arriverà davanti, che la lunga è una rosa, insomma è una squadra veramente molto forte. Prima mi hai detto sono anche un po' stanco perché hai corso tantissimo, avete giocato senza attaccanti di ruolo, alla fine è un atteggiamento che ha pagato questo, Elio. Ma sì, dai, noi siamo una squadra che siamo intelligenti a capire le nostre caratteristiche, giocare nelle ripartenze, e quindi sì, abbiamo sfruttato insomma questa tattica e ci è andata bene, dai. Proteste dell'Arezzo per il rigore concesso per un mano di Aliperta che insomma sembrava un po' severo, proteste vostre per il rigore concesso a Foggia. Da questo punto di vista direi è finita pari anche qua, insomma. Sì, dai, sono degli episodi, poi alla fine c'è sempre un arbitro, purtroppo a volte possono sbagliare come possiamo sbagliare noi giocatori. Io dopo le immagini sicuramente vanno riviste, però dai, è una partita che il pareggio insomma ci può stare e alla fine siamo contenti così. Il capitano Nello Cutolo è tornato in campo dopo oltre un mese. Il capitano ha valutato positivamente la prestazione del Bernicchi e non poteva mancare il ricordo per Ermanno Pieroni. Hai anticipato di una settimana, Nello, il rientro che era previsto per domenica prossima con il San Donato. Mi sembra sono stati 20 minuti positivi. Insomma, dal punto di vista fisico stai bene, l'infortunio alle spalle. Sì, per fortuna sì, dai. Pensavo peggio, però... sono contento personalmente perché ho affrettato i tempi, come hai detto te, perché ci tenevo a stare insieme alla squadra. Due settimane già erano troppe, sta lontano dal gruppo, quindi sono contento personalmente che ho recuperato dall'infortunio. Senti, come va preso questo 3-3? L'Arezzo l'ha rimessa in piedi tre volte, ha avuto la possibilità di giocare con l'uomo in più alla fine. Insomma, un po' dolce amaro questo punto qui a Città di Castello. Sì, diciamo che secondo me siamo stati bravissimi a entrare sempre in partita, perché se proprio andiamo a vedere nei particolari, penso che loro oggi abbiano azzeccato due tiri della domenica, no? Noi non ci siamo mai disuniti, siamo stati sempre in partita e abbiamo sempre risposto colpo su colpo. Poi, come hai detto te, è normale che negli ultimi 10 minuti bisogna essere più lucidi e sicuramente si lavora per migliorare sotto quell'aspetto, perché la partita alla fine la puoi portare anche a casa. Prima non ti ho chiesto, ti ho lasciato con i colleghi, ma insomma un ricordo da parte tua di Ermanno Pieroni non posso non chiedertelo, no? Tu sei arrivato qua nella sua prima parentesi amaranto, poi sei tornato, lo hai ritrovato qua e insomma che ricordo ti senti di fare di lui? No, io ho un ricordo ottimo di un dirigente che in questo mondo ce ne sono pochi, grandissima competenza, un grandissimo lavoratore, veramente cioè, faccio le mie più sentite condoglianze, come ho già fatto ieri a Mariolina, perché la moglie a Mariolina, sì, per il rapporto che magari ecco, ci legava. E anche lo stesso Calderini ha voluto ricordare Ermanno Pieroni. E chiudiamo questa prima parte tutta dedicata al derby Tiferno-Arezzo con le parole di altri due protagonisti di questa partita, ovvero il giovanissimo Ruggeri e il centrocampista Benedetti. Si sapeva che eri un giocatore di grande dinamismo, insomma hai tirato fuori anche un gol di gran classe oggi alla Calderini, possiamo dire. Sì, esatto. Mi sono coordinato bene per il tiro e la palla è entrata fortunatamente e niente, ho fatto il gol del vantaggio, del momentaneo vantaggio dell'1-0. Sì, è stata una gara molto dispendiosa sotto il punto di vista mentale e fisico, e però diciamo ci può stare un pareggio. Anche se secondo me abbiamo creato di più noi, abbiamo avuto più palle gol, diciamo, più azioni pericolose. Diciamo che queste ultime due partite con Gavorano e Arezzo, che sono le squadre insomma tra le favorite del campionato, abbiamo fatto una bellissima partita, potevamo portare a casa qualche punto in più. Purtroppo diciamo ancora dobbiamo crescere in qualcosina, anche se abbiamo un'ottima qualità e lo stiamo dimostrando. Speriamo di crescere nei dettagli per cercare anche di portarle a casa queste partite, che con un pizzico di attenzione e di furbizia in più si possono anche vincere.
Bene, chiudiamo la prima parte, restate con noi, a tra poco. Torniamo con la seconda parte di Domenica Sport, spazio alla Serie C, Girone B, perché oggi il Montevarchi si è reso protagonista di una grande prestazione a spese del Limolese, il servizio. La partita della riscossa, c'era da cancellare una prestazione anonima della scorsa settimana, Luca, i ragazzi di Malotti hanno scelto la maniera migliore per scacciare i cattivi pensieri, forgiando una prestazione di grande livello che ha schiantato un avversario che si è presentato anche con un atteggiamento presuntuoso in quel di Pontedera. Malotti ha potuto recuperare pedine importanti del suo scacchiere, in primis Lischi, che mancava da più di un mese. I benefici sono stati evidenti. Non passano tre minuti che il Montevarchi va in vantaggio. Il tocco decisivo è di Di Sarlo, che sbaglia porta nella sua deviazione sul tocco corto di Barranca per Mercati. La palla è velenosa e per il figlio del presidente del Limolese è notte fonda. 1-0 per gli Aquilotti. Al 23esimo Gambale non sfrutta un'altra buona opportunità, ma dopo un minuto arriva il 2-0 che cementa un vantaggio rassicurante e meritato per gli Aquilotti. Spunto di Jallov che trova lo spazio giusto per liberare il tiro che fa secco il portiere Rossi. Legittima l'esultanza dell'attaccante alla sua quarta realizzazione stagionale. Limolese prova a pungere, ma il Montevarchi è ordinatissimo e regge il passo. Quando c'è un pericolo ci mette sempre una pezza, il solito Giusti che al 38esimo si supera cancellando l'illusione ad Alena. Nella ripresa subito doppio cambio in casa valdernese, Casello e Bassano per Martorelli e Barranca. Limolese torna in partita al nono con Benedetti che rifinisce alla perfezione il traversone di Padovan. Gli ospiti ci credono e giocano anche un doppio cambio. Il Montevarchi però resta in sella e gioca con grande attenzione. Al 24esimo annullato il 3-1 Iallo, partito in posizione sospetta, ma dopo un minuto è Gambale che indovina l'angolo giusto con un perfetto colpo di testa su traversone di Amatucci. Per l'ex Montespaccato la festa sarà completata alla mezz'ora, quando l'arbitro decreta un calcio di rigore per questo mani in area su tiro a botta sicura di Jallov. Dagli 11 metri stavolta Gambale si fa perdonare un errore precedente dal dischetto e chiude i giochi. Vince il Montevarchi, ma vince soprattutto Malotti e la sua banda è tornata a suonare il calcio rock. E allora rivediamoci tutti i risultati di questa giornata numero 14 in Serie C, Girone B. Siena Olbia 3-2, a Viterbo Pontedera, Viterbese 3-2, Carrarese ancora 1-1, Gubbio Lucchese 0-0, Pescara Teramo 1-1, Fermana Pistoiese 1-0, Modena Vispesaro 2-1, Reggiana Cesena 0-0, Montevarchi Molese 4-1, Entella Grosseto 1-0. La nuova classifica vede in testa la Reggiana con 32 punti, tallonata dal Modena 30, Cesena 29, Siena 23, Entella 22, Pescara e ancora 21, Gubbio, Imolese 19, Lucchese 18, con Pontedera e Vispesaro, Olbia Montevarchi con la Carrarese a 16, Teramo e Fermana 15, Pistoiese 13, Grosseto 10, chiude la Viterbese con 7 punti. E torniamo allora a rivedere cosa è successo invece a Livorno. Torniamo a parlare di Serie D con la roboante affermazione della San Giovannese all'Ardenza contro la Sorgenti Pro Livorno. Per la prima come trainer della Pro Livorno Sorgenti, mister Galici cambia 2/11 rispetto a Nicolai, parte dalla panchina anche l'ex Camarlinghi in casa San Giovannese, problema influenzale per Calosi alla vigilia, così torna titolare Bellini, confermato per il resto il gruppo che ha sconfitto la capolista Arezzo domenica scorsa. Subito un urlo strozzato in gola per i padroni di casa, Rossi gonfia la rete della San Gio, il gioco è fermato per precedente fuorigioco di Costanzo nella partenza del triangolo che aveva portato al vantaggio. Dopo due tentativi andati a vuoto, alla terza richiesta di rigore per gli ospiti arriva l'occasione ghiotta. Vassallo è messo giù in area da Bertelli, il penalty è ineccepibile. Sul dischetto ancora Vassallo, bis al gol della scorsa settimana spiazzando Blundo 1-0 e saluto ai tifosi giunti in trasferta. Poco dopo magia in slalom ancora del centravanti azzurro, Salemmo è costretto al recupero per evitare il raddoppio con il numero 9 ormai solo in quella circostanza davanti all'estremo labronico. Prima della mezz'ora Nannini in buca per Bellini, il quale incrocia chirurgicamente il diagonale a Fidi Monti.
soltanto posto 2-0 per la Sangiovannese. La prima reazione livornese è con il corner di Baracchini che chiama all'incornata Rossi, palla non lontana dal palo, ma non basta. Miglior partenza poi non potrebbe arrivare nella ripresa per la Sangiovannese, che approfitta della topica dei centrali della Pro. Può involarsi Vassallo, saltare Blundo, depositare in rete il terzo gol della squadra ed il proprio quinto personale in campionato. Galici gioca dunque la carta a Camarlinghi, che si presenta con la conclusione ravvicinata, sparata però addosso a Cipriani. Ma c'è palla ferma, minuto numero 12, dal limite per Bellini, che è specialista, traiettoria perfetta, 4-0 con doppietta anche per il numero 10. Il match si chiude con ampio anticipo. A questo punto le velleità si azzerano da ambo le parti. L'unico obiettivo per le squadre appare quello di non avere problemi di assenze nell'immediato. La girandola di sostituzioni porta poi qualche emozione prima del 90esimo. Cipriani non presta il fianco alla rete della bandiera della Pro Livorno, neutralizzando il diagonale di Matteoli, e da parte opposta invece Milani, ultimo arrivato, salta Bertelli, gioca di sponda col palo per superare ancora Blu, che non può intervenire e raccoglie dunque il proprio quinto pallone nella rete. E passiamo a sentire le reazioni dell'allenatore della Sangiovannese nel post partita. Quelle giornate che ti va tutto bene, perché come dicevo prima ai tuoi colleghi o ai miei ragazzi, se perdevamo 1-0, quel tiro che ha fatto Milani la fila, pigliava il palo e usciva fuori, però era giornata troppo positiva, ma noi abbiamo fatto anche altre partite fuori casa molto bene, anche a Trestina, secondo me anche a Roma con Monte Spaccato, quindi oggi ci è andato tutto bene come tiravamo pure, però sono quelle giornate che dai, che ti va tutto bene, le pigli. Una giornata insomma in cui è andato tutto bene, probabilmente complice il lato bianco-verde, una settimana non difficile, non so quanto conoscesse questo avversario, come aveva preparato questa partita, mister. Ma io ho visto le immagini di Roma, sinceramente a Roma secondo me il primo tempo hanno fatto molto bene, potevano anche andare in doppio vantaggio, poi quando hanno subito il pareggio sono un po' crollati a livello mentale, sai, poi nel calcio quando ti deve andare tutto bene ti va tutto bene, ora è il momento che loro devono secondo me stare tranquilli e non perdere la testa, io non voglio fare il fenomeno da dare consigli, però ho giocato un po' a calcio e quando perdi la testa dopo diventa, non sai tu più dove mettere le mani, invece una squadra che sa giocare a calcio ha giocatori importanti di qualità, quindi in questi momenti qua devi stare solo zitto, pedalare e lavorare. Mirko, seconda doppietta stagionale, 5 gol fino ad oggi e il là ad una vittoria sulla quale non c'è niente da dire. È passato poco tempo dall'1-5 al 5-0. Sì, diciamo che dopo che abbiamo preso 5 gol a San Donato ci siamo messi lì e abbiamo corretto, secondo me, gli errori che avevamo fatto, ci siamo parlati e dopo la vittoria di Arezzo, che secondo me è stata fondamentale, sarà fondamentale per il proseguimento del campionato, è arrivata questa bellissima vittoria, comunque netta, 5-0, potevano essere anche forse qualcuno in più, quindi meritata. Mi è sembrato che molti dei gol sono frutto di vittoria di duelli personali, poi magari il gol del 3-0 sono... hanno avuto un malinteso due centrali, però l'importante è sempre stato esserci. Sì, a me piace il contatto fisico del difensore, sono un attaccante che gioca con me, preferisce giocare con il difensore attaccato, quindi ma anche il terzo gol, se poi lo vai a rivedere, erano molto attaccati e uno l'ho spinto con un braccio legato normalmente, quindi senza far fallo e poi lì sono stato bravo dai davanti al portiere a scartarlo e far gol. Senti, siete cambiati anche di testa con quella vittoria con l'Arezzo? Sì, dai, diciamo che mentalmente la vittoria con l'Arezzo ha sicuramente aiutato. Vai. E adesso parliamo del calcio femminile, non si ferma la marcia delle ragazze di Emiliano Testini. Quinto successo consecutivo e primato confermato per l'Arezzo, che ha battuto 2-1 in casa il Real Meda nel match valevole per il sesto turno del campionato di Serie C femminile. Le Amaranto, ancora prive di Ceccarelli, hanno disputato un'altra prestazione convincente, portandosi sul 2-0 grazie ai gol siglati da Zelli e Razzolini e compattandosi poi nel finale sul forcing ospite dopo che la rete di Moroni aveva rimesso tutto in discussione. L'Arezzo si rende pericoloso già al terzo con la conclusione di Gnisci deviata in corner da Ripamonti e poi trova al settimo il gol del vantaggio grazie al passaggio filtrante di Verdi trasformato in gol da Zelli che trova l'angolo giusto firmando il primo centro personale in stagione. La reazione ospita arriva al 31esimo quando De Zen da posizione ravvicinata costringe Valgimiglia alla difficile e decisiva parata.
Scampato il pericolo, gli Amaranto riprendono in mano il pallino del gioco e costruiscono tre occasioni da gol. Al 36esimo Razzolini trova lo spazio per calciare ma non inquadra lo specchio. Al 39esimo Verdi si inserisce con i tempi giusti e va al tiro trovando la risposta provvidenziale di Ripamonti. E al 42esimo Zelli, dopo una azione insistita personale, mette al centro un pallone leggermente lungo che Razzolini non riesce ad indirizzare. Il raddoppio arriva comunque al sesto della ripresa, al termine di una bella azione innescata dal lancio lungo di Orlandi, rifinita dal dribbling perfetto e dal passaggio con i giri giusti di Gnisci e concluso in gol da Razzolini, che trova così la terza rete in campionato. L'Arezzo sembra in controllo, ma al 27esimo Moroni dalla distanza indovina la traiettoria giusta che scavalca Valgimigli e che rimette in partita il Real Meda. Le ospiti moltiplicano le forze e mettono in difficoltà le Amaranto, che comunque stringono i denti conquistando così un successo meritato ed importante per la classifica e per il morale. Ed ecco la reazione di mister Testini. È arrivata, mister, un'altra vittoria importante, anche un po' sofferta nel finale, dopo comunque quella che è stata un'ottima prestazione. Come valuti questa partita, appunto? Ma lo sapevamo che era una partita difficile, io tutta la settimana che glielo dico. Le gare dall'inizio dell'anno sono state tutte complesse, è un girone veramente tosto, loro sono un'ottima squadra, ci hanno messo in difficoltà, abbiamo sofferto per gran parte del secondo tempo, bisogna essere onesti. Noi abbiamo tante ragazze che rientrano da settimane, da mesi di infortunio e quindi la condizione ancora non è al massimo, non avevamo nemmeno tanti cambi perché abbiamo 6 giocatrici fuori e quindi abbiamo fatto tesoro di quello che potevamo. A un certo punto mi sono dovuto mettere anche a 5 perché dovevamo mantenere e coprire un pochettino meglio il campo, perché stavamo facendo veramente fatica dietro, ma non perché loro sono stati bravi. Comunque l'atteggiamento resta quello di una squadra consapevole, convinta, che ha buone qualità e che soprattutto non molla su ogni pallone, e anche gli scatti di Razzolini e di Orlandi fino all'ultimo la dicono lunga. No, vabbè, le ragazze, io gli faccio complimenti perché, ripeto, la vittoria di oggi era una vittoria difficile. Ero preoccupato perché di solito due partite in casa vincerle tutte e due non succede mai, di solito chi gioca due partite in casa non le vince mai, quindi sapevo che era una partita complessa. Ci siamo riusciti, sono contento principalmente per loro. Dobbiamo recuperare le energie perché siamo arrivati veramente stanchi, perché abbiamo corso tanto. Potevamo chiuderla probabilmente un po' prima, abbiamo avuto qualche occasione in più, qualche situazione che potevamo sfruttare meglio, perché magari se vai sul 3-0 diventa una partita diversa, è normale che sul 2-0, se poi ti fanno un gol, si riapre la partita e diventa dura. Bene, chiudiamo con un flash legato al volley. Ieri sera primo successo stagionale in campionato del volley foiano. Il Foiano piega di misura il Colle Valdelsa e conquista i primi due punti della stagione. Peccato che è mancato il risultato piano, ma alla fine i ragazzi di Camardese hanno festeggiato con pieno merito una vittoria che hanno voluto in tutte le maniere. Bella partita dei ragazzi in biancorosso, che hanno ceduto il passo di misura nel primo set, palesando però una buona condizione. Poi nel secondo e terzo turno di gioco è venuta fuori la rabbia e la determinazione della squadra, che è riuscita a coordinare la manovra in perfetta simbiosi tra fase offensiva e fase difensiva. Dopo il 22-25 iniziale, la seconda frazione si è chiusa con un perentorio 25-18, stesso punteggio nella terza. Nella quarta, riscossa degli ospiti, che hanno chiuso il 7-16. Sul 2-2 decisivo il quinto gioco per decidere i destini del match. Il 15-7 finale ha blindato una vittoria che ha esaltato lo spirito del gruppo in biancorosso. Come al solito Dorini ci ha messo del suo, ma da rimarcare l'ingresso in campo dello zio Yebba, che ha messo al servizio della squadra la sua personalità e la sua esperienza. E non sempre le decisioni arbitrali sono state favorevoli, ma il Foiano si è dimostrato troppo più forte. E in questa quinta giornata da dimenticare il turno per Cortona e Club Arezzo, sconfitte rispettivamente a Scandicci e Sesto Fiorentino. Bene, prima dei saluti ricordiamo invece che nel basket la SBA, Amine Scuola Basket Arezzo, è stata battuta di 12 a Montecatini dalla Aerons, la formazione forse più forte di questo campionato. Domani avremo le immagini relative a questa partita. Si conclude qui la nostra Domenica Sport, grazie per essere stati con noi. Tra poco la telecronaca indifferita di Arezzo, calcio femminile Real Meda, il commento di Daniele Gigli e le riprese di Enrico
Maestri, mentre per chi vorrà vedere Tiferno Arezzo vi dovete spostare sul canale 87 alle 21:40, potete rivedere la partita intensa di Città di Castello con il pareggio tra la Tiferno e l'Arezzo Calcio. È tutto con Domenica Sport e noi ci rivedremo tra una settimana.